piano tecnicamente è stato presentato, poi può piacere o non può piacere, quello è un altro conto. Però noi abbiamo bisogno di capire se il piano può camminare su delle gambe economicamente sostenibili o è semplicemente un piano così che può essere bello o brutto ma non va da nessuna parte. E il tema stadio c'è, tant'è vero che noi stiamo ogni volta sul filo di lana sulle autorizzazioni per svolgere partite, quindi questo è un tema che non è più sostenibile francamente, quindi noi un problema ce lo dobbiamo porre perché ci sono degli impegni che abbiamo preso anche con la città. È chiaro che l'ideale è fare una cosa insieme, farlo con la società e vedere una società che economicamente decide di investire come si è fatto in altre parti d'Italia, e noi siamo sul pezzo per creare le condizioni giuridiche, istituzionali e amministrative le migliori possibili per far fare un investimento importante. Però se questo non dovesse accadere, insomma, io sono un po' contrario all'andare avanti a mettere toppe e pezze, insomma, perché sennò così non la reggiamo. Con De Laurentiis il dialogo ci sta ancora. Ma il dialogo c'è sempre stato, e secondo me non è un cattivo momento, perché anche il fatto che noi oggi avremmo dovuto approvare la convenzione in Consiglio Comunale, lo faremo il 7. Insomma, io credo che da questo punto di vista c'è il dialogo, ma il dialogo di per sé può anche significare poco se non raggiungi i risultati. A me interessa il livello dei risultati che stanno raggiungendo i tavoli tecnici, che sono buoni. Però è chiaro, io sono un po' preoccupato, perché non mi sfugge il tema che tu hai sottolineato, che stiamo arrivando a fine mandato, quindi ci potrebbe essere la tentazione, non da parte del sindaco mia, perché anzi io, siccome è un tema molto sentito in città e anche i cittadini me lo chiedono, quindi io non è che devo concludere questo mandato per dare una soluzione definitiva sullo Stato di San Paolo, questa è la mia idea. Poi se altri invece pensano di tirare in avanti la corda, per me non va bene così, cioè io sono una persona seria, abbiamo preso degli impegni, noi come comune li abbiamo mantenuti, io voglio capire se anche gli altri vogliono mantenere, cioè questo è il tema. Questa partita calcistica la sta giocando soprattutto ultimamente il capo di gabinetto con l'assessore allo sport, ma l'indicazione che ho dato io, che noi questa per la fine dell'anno, ma non sportivo, calcistico, cioè, ma per la fine dell'anno solare 2015, questa partita va chiusa. Ma tant'è vero che vi ho detto una cosa in più, cioè io personalmente, al di là di Auricchio e Borriello, io personalmente sto lavorando anche a un piano alternativo. Cioè, perché non è possibile, io sono preoccupato del fatto che tirare troppo in avanti questa corda sullo stadio, poi alla fine entreremo in una situazione di fibrillazione cronica, perché è uno stadio su cui bisogna intervenire, cioè, non è che si può andare avanti così troppo a lungo, abbiamo visto dei segnali sia dall'osservatorio del Ministero dell'Interno, dell'osservatorio sugli stadi, ma anche dal prefetto di Napoli, insomma. Io ho sempre detto qual era l'iter che si doveva seguire. Il progetto è stato presentato, il progetto deve viaggiare su una sostenibilità economica e le proposte concrete che ho visto negli ultimi tempi non mi fanno stare tranquillo. Cioè non vedo che c'è una proposta economica adeguata per sostenere un progetto significativo di ristrutturazione dello Stato San Paolo. Cioè questo è il tema. Cioè noi dobbiamo difendere lo stadio, dobbiamo difendere la città, dobbiamo difendere una struttura, insomma non scherziamo. Non facciamo le operazioni come fanno altri con Invitalia, insomma, tanto per capirci. Cioè noi il patrimonio pubblico lo dobbiamo tutelare, lo dobbiamo salvaguardare, insomma il momento è molto delicato, quindi dobbiamo portare a casa un risultato, ma lo facciamo, lo stiamo facendo secondo me in modo molto serio. Io al di là di alcuni momenti dove anche il Comune ha avuto un ritardo, compreso parlo della mia sindacatura, cioè dove anche ci sono stati dei momenti degli uffici non hanno avuto quella rapidità necessaria, ma negli ultimi mesi, ecco, diciamo nell'ultimo anno, noi abbiamo chiuso tutte le partite, creditorie, quadro normativo, convenzioni, abbiamo fatto capire al Presidente quali sono le condizioni, insomma il quadro è molto molto chiaro, quindi non c'è mai stato, come dire, qualcuno che ti ha fatto vedere un quadro economico dove noi abbiamo detto sì e poi abbiamo detto no. Quindi noi abbiamo sempre ragionato, sempre con un quadro di riferimento generico. Adesso siamo alla fase concreta, perciò dico, qua non è che è un tema dove ci può stare una versione A e una versione B. Si fanno le proposte, quando si fanno le proposte ognuno è in grado di poterle leggere. Finora noi da un punto di vista economico non abbiamo avuto una proposta. I 20 milioni non bastano, non garantiscono lo sviluppo dell'area. Insomma, francamente dipende che si vuole fare. Se si vuole ristrutturare in modo adeguato, basta vedere gli altri stati quanto sono costato, stato San Paolo con 20 milioni non si riesce a fare granché, cioè 20 milioni per avere sostanzialmente in proprietà uno stadio come lo stadio San Paolo, ognuno si faccia le proprie
le proprie valutazioni, insomma mi sembra che non ci stiamo poco, ma anche le altre condizioni che sono state indicate, insomma. Perciò dico, stiamo a un punto di svolta che deve essere decisivo. Non è una questione di ultimatum, però è anche una questione che bisogna decidere. E sicuramente noi non consentiremo il fatto di spostare la partita dopo le elezioni, perché questo è un impegno che io ho preso con la città, quindi la città deve sapere qual è fino in fondo la posizione del sindaco che ha creato le condizioni perché il presidente investisse seriamente. L'abbiamo fatto, la continuiamo a fare, adesso attendiamo se c'è questa volontà di fare un investimento serio. Se non c'è la volontà dell'investimento serio, vediamo se qual è la somma economica, se quella somma economica è sufficiente, ma non a ristrutturare, a riqualificare, a fustare di nuovo, cioè è un'altra cosa. Ma tu l'idea ce l'hai di raddoppiare, triplicare? Ma insomma, il presidente sa qual è. Ah, quindi tu a lui gli hai formulato? Ma lo sanno tutti, basta vedere un progetto e vedere, metterci davanti il piano di fattibilità economica, l'abbiamo detto più volte, per ristrutturare lo stadio e farlo un'operazione che vada dallo smantellamento della copertura in ferro, il rifacimento di alcuni pezzi di stadio, compreso le tribune, cioè, voglio dire, è un'opera importante. E poi del resto la scelta di fare il San Paolo è stata la sua, voi non vi sfugge questo tema, e non vi sfuggerà nemmeno il tema che qualche anno fa c'era comunque la possibilità di fare uno stadio completamente nuovo, sul quale io avevo una posizione laica, nel senso, dicevo, siccome sono molto rispettoso della società, ho detto ma per me, al di là delle prelazioni, vorrei ascoltare prima la società, poi dopo la società si apre anche un dibattito in città. La società subito ha tombato quella opzione, ha detto per noi non si discute proprio San Paolo, e questo, diciamo, è un segno anche di grande rispetto. Cioè io mi potevo anche impuntare, dico scusate, ma io San Paolo ragioniamo di cose generiche, qua c'è una cosa seria, e quindi abbiamo accantonato. Quindi siamo andati avanti sul San Paolo. Adesso, se vuole fare un'operazione sul San Paolo, la si deve fare in modo, secondo me si deve farla in modo importante. A quel punto, se è un'operazione di quel tipo, facciamo noi. Scusatemi, cioè se siamo a queste somme, che per trovare il modo si fa con forze pubbliche dello Stato. E glielo diamo a domanda individuale. Lo diamo una domanda individuale, ogni domenica si piglia lo stadio e fa le partite. Ma è la pubblicità di Belen, così no, poi viene a inaugurare. No, noi se la scusate, ma se la somma è quella, sì, tra istituzioni pubbliche del nostro paese, credito sportivo e altri, ma voglio dire, si parlava da investimenti dai 150 ai 100 milioni, insomma là se vuoi fare una cosa importante, ma 150 sono troppi, però alcune decine di milioni importanti ci devono stare, altrimenti se parliamo di quella somma, noi perciò ci stiamo a questo punto ragionando. Che lui dà mostati praticamente per sempre, per 20 milioni. Cioè, ma di che parliamo? Scusate, non è una cosa che non sta né in giro né in giro.